Bello ragazzi, sono Andrea Corosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Dovrebbe partire adesso. Perfetto. Che dire, che dire. L'altra volta ragazzi, che cosa è successo davvero? Un casino boia. Dobbiamo potenziarci di più ragazzi, quindi direi adesso, visto che abbiamo fatto diverse cose qui tra l'altro. Abbiamo un bordello di, beh, insomma, tre più questa l'anima nera. Abbiamo due lingotti d'acciaio e diverse cose. E un teschio, che penso che poi non serve neanche anche a nulla, quindi che possiamo anche lasciare qui. Ok. Ci dirigiamo, non lo so, facciamo un giro. No, no vabbè, a parte gli scherzi. Siamo anche, insomma, abbastanza vicini a Whiterun, boh. Mentre salti o cadi. Ah, lol. Che cacchio? Vabbè. Allora ritorniamo qui. Piazziamo il solito indicatore. Indicatore. E vediamo un po' cosa ci può riservare il nostro cammino. Raccogli anche qui perché può servire, anche se non ne l'ho mai utilizzata una di queste cose. Comunque, cos'è un geyser questo? Ah, perché siamo qui a dove, oh boia, dove c'è il mammut, insomma. Olè, guarda lì. Accampamento del sasso parlante. Perfetto, direi. Ci dirigiamo là, così intanto possiamo iniziare qualcos'altro con qualche quest. Intanto andiamo a posare le diverse cose che abbiamo. Che abbiamo ancora un po' di spazio. Oh, sì, ancora abbastanza però. Non vorrei andarmi a pesantire troppo perché chissà, forse il nostro cammino verso Whiterun, chissà quali sorprese, quali incontri possono avvenire. Tanto ragazzi, vi ringrazio per le tantissime iscrizioni, quindi grazie davvero per il supporto che mi date. Tanto qui abbiamo doppi lupi. Dai, ma non è possibile. Devo assolutamente trovare quell'incantamento in cui dà una possibilità in più a trovare gli oggetti rari. Perché penso che anche si possa, tipo, cioè che esista questo incantamento, solo che è abbastanza raro da trovare. Almeno credo che esista, poi. Se è una ba... Sembrava di... Mi sembrava che lì ci fosse un Artronach, quella della fiamma. Va lì, quanti animali che ci sono, va. Peggio di quel gioco, ragazzi, non so se lo avete, ma... E quello lì da dove sbuca? Per favore, dimmi che è... No. E che io speravo che fosse un drago vedetta, ma ovviamente mi sbagliavo. Dove è andato? Ok, se ne sta andando, molto probabilmente. No! Sta facendo il giro largo, cos'è? Panico. Eccolo. Oh, vabbè. No, ci sta girando intorno. Noi qui siamo completamente bloccati, a meno che non saliamo qui sopra, se non si... Si è appoggiato? Ma se stiamo qui, tipo... Ok, vai. Ci siamo incastrati, cos'è sta roba? Abbiamo della vena di ferro, ma penso che questo non sia il miglior modo, in effetti, visto che abbiamo un drago.
che non ci attacca. Questo è strano, non ci attacca, però ci ronzola attorno, forse ci sta studiando. Beh, insomma, non è ci sta cagando proprio, però lì c'è un altro cadavere. C'è chi va? Ah, lol. Dimmi che hai qualche oggetto. Vaffanculo. Allora, noi ci dirigiamo verso Whiterun. A prescindere che sia un drago, un gigante, un mammuto, un lupo. A prescindere, a parte che c'è questa mu... E anche lui, anche lui. Però meglio se togliamo così, andiamo un attimo più veloce. Oia, aia, aia, aia. Andiamo più veloci. Ok, abbiamo un lupo dietro e un'altra di quelle tigri a denti a sciabola. E abbiamo un drago dietro. Guarda che meraviglia. Abbiamo un drago, un lupo e una tigre. Vedi te, e poi con questa musica straepica. Non ci sto capendo niente, sto impazzendo. Ok. Sì, ok, abbiamo diversi nemici a... Però il drago lui è lì che continua a gironzolare, ok. Si è stufato. Proprio, si è stancato. Ma va bene così. Io lo ringrazio infinitivamente. E che è adesso? Guarda che c'è un punto a uno scheletro. Ma tu dove cacchio sbuchi, scheletro dei miei stivali? Là. Vai, fammi prendere qua. Ma quello là è ancora là che gira, guardalo. Ma sai, classici draghi che si mettono a girare lì per un po' e dopo se ne vanno. È già successo, quindi noi non li stracaghiamo e loro non stracagano noi, come potete vedere. Ma perché trovo sempre i puntini rossi? No, adesso non c'è più. Bene, lui continua a volare. Noi andiamo. Cos'è sta folle? Sbaglio se ne è partito il passo di un gigante o chissà cosa. Potrebbe anche essere, perché qua dei giganti ce ne sono abbastanza. C'è un accampamento là. Lì. Qui ci sono due mammut. Anche là, tra l'altro. E quella lì è Whiterun. Guarda che meraviglia. Ci stiamo avvicinando. Cos'è sta roba? Ah, è l'incontro boia. Oh, che cacchio è? Peggio del terremoto qua. Qua ci dovrebbero essere i cosi. Esatto, questi mi piacciono particolarmente. Là mi sembra di aver visto un lupo, invece no, è un alce. Va che roba. Argento. Vai, no, ma tranquillo, scava, tranquillo, tanto non ci insegue nessuno, tranquillo. Ok, yes, vai. Ok, abbiamo tre slot, possiamo dire, di argento grezzo. Però, cacchio, per avere lingotti ce ne vogliono due, quindi possiamo avere solo un lingotto. Ah no, ok, solo due, vabbè. Pensavo che ce ne fossero solo tre, ma se fossero due va bene. Ci accontentiamo anche di due. Con l'argento cosa si può fare con l'argento? Armature? No, armature non penso, però i gioielli sì, d'argento sì, i gioielli. Sì, quelli qui... Sì, quelli sì, perché mi sa che... Ci si può fare il gioiello con il diamante. Ci manca solo il diamante. E adesso dove cacchio andiamo a trovarlo il diamante?
Però abbiamo il rubino e l'Artemisia lì, come cacchio si chiama, quella, insomma, quella gemma viola. Che anche quelle lì costano, eh. È parecchio però io dico, dove cacchio andiamo a trovarlo il diamante? E cos'è, bisogna andare nel centro della terra? Non so perché. Diamante in teoria si trova vicino al centro della terra, anche nella realtà, che si trova lì più che altro. Boh, si potrà scoprirlo solo andando avanti con gli episodi di questo gioco. Ora, Dai, prima di Estelle, fare tutto ciò devi affittare una stanza laggiù. che bisogna fare qui a destra, a sinistra, andiamo a posare subito le diverse cose. Mamma mia, quanto mi mancava questa casa. Abbiamo anche un lingotto, qui messo qua da parte. 6 pezzi d'argento. Il granato e l'ametista, sì, abbiamo il granato perfetto e queste cose qui, quindi d'acciaio, sì, ok. Allora, posa questi cosi d'acciaio perché sono una roba veramente assurda. E il rubino. Questo qui non lo. Non ne saprei cosa farci, sul serio. Vabbè. Ma Quindi te non cosa posso entri darmi in casa soldi che mia? stai lanciando. Ha delle Devo aprire gli peggio insediamenti nel tempo. spadate. Vabbè, deve essere. Cos'è? Mattina? Sì, sono quasi le 8 di mattina, quindi va che roba. Usiamo il crogiolo. Argento. Wow. L'argento, ma cosa potremmo farci con l'argento? Ehi. I gioielli e basta, quello che ho detto prima. Adesso vediamo. Cacchio. Che cazzo è? Un ragno? Che cazzo? Momento! C'è un ragno. Che cazzo? È un gamba lunga. Che cazzo? Momento, non posso nemmeno stoppare. Che cazzo è? È morto? Che cazzo ci fa un ragno? Ma che cazzo è? No, comunque io non ho paura dei ragni, eh. No, no, no. Tranquilli, tranquilli, è andato via. È stato solo quel flash. Però qui cazzo ho questa roba. No, però non ne dovrei avere. Ho questi, tanto sono brutti. Se brutti, vabbè. Senti, ritorniamo a Skyrim che è migliore. Questi di robe. Sì, però 60 mi sembra una roba. Ma che cacchio? Boh, vabbè, senti. Andiamo avanti. No, è stato l'attimo, perché l'ho visto con la coda dell'occhio. Quindi è una roba assurda. Ma quanto siamo di registrazione? 35 minuti, va bene. Vediamo. Vabbè, guarda qui. 180, allora facciamo questo. Crea tutte ste robe assurde, va va va. Va bene. Ah, ne possiamo farlo ancora? Eh beh, perché abbiamo il granato. Allora fai questo. Lava, che roba. Ora andiamo a incantare veramente una roba assurda. Quanto siamo? Bene, ancora un po' e siamo a livello 22. 22 overpower. No, dopo ragazzi io mi riguarderò ancora quella scena del ragno, che è una roba stupenda. Stupenda. Perché Manto della tempesta, il ragazzi, contatto. chi non lo sapesse, sì, chi non lo sa sapesse ragazzi, c'è un detto antico che dice che se avete dei ragni in casa, che portano soldi. Soldi, quindi proprio i peggio big money. Quindi lasciateli pure stare. A meno che non ne vi
vi piombano addosso come è successo a me. No, ma no, veramente mi è sceso qua vicino al monitor. Che cos'era? Cosa ci dovuto fare qui? Vabbè, qua è vero. Ok, è sempre lui che vede gli spiriti là, ma va bene. Tanto che anche tu guardi gli spiriti, io insieme al mio ragnetto, che non so dove è andato, ma pazienza, andiamo a vendere. Se andiamo a vendere e a incantare, sai com'è. Wow, guarda quante robe che ci sono qua. Ah, questa, la spada di vetro. Ma quanto dà di danno? Grande, abbiamo lo stesso numero di danni con questa e questa. Però mi sa che questa fa più danno. Questa, se la miglioriamo, perché qui... Senti, facciamo spada delle blade e teniamoci questo. Anche se questo in teoria è di acciaio, quindi dovrebbe fare più male, in teoria. Ma qui cosa serve? Il vetro? Non lo so, sai, ho un po' un dubbio. Vabbè, intanto facciamo questo qua, pure col rubino. Questo che ci dà più soldi. Rigenerazione magica minuita. Ma questa la possiamo usare all'infinito? Questa qui è l'anima nera. No. Ah, ragazzi, fatemi sapere se questa gemma si consuma come le altre, tipo le minuite, oppure se è infinite e quindi possiamo caricarla quanto vogliamo. Perché proprio non lo so. Il ragno quello là è veramente sparito. Non so dove è andato, comunque. Vabbè. Magica. Ok. Un attimo. Siamo a livello quasi 51, ma possiamo ancora migliorare? Ma sì, miglioriamo ancora. Che minuti? Quasi 18, quindi... Ah, sì, abbiamo il piccone. Questa qui non è la useremo mai, quindi... Angelo. Giustamente. Va che roba. È una cacchio. Anima suprema. Maggiore. No, allora direi fermo. Stiamo fermi. Sì. Stiamo fermi al momento. No, ma mi sa che la anima nera si consuma, mi sa. Si consuma come le altre. È la stella, quella lì, la stella nera, quella là dell'incantamento. Cacchio, quanto mi sono fatto male, che è infinita. Lì la stella nera, non è gemma nera, vabbè. Adesso andiamo a rivendere. Anche se all'inizio, ragazzi, più o meno all'inizio, avevo detto che ci avremmo potenziato un po' la oratura. Però ci ho ripensato. La oratura magari la faremo in una nuova stagione. Sempre se c'è un'altra stagione, perché se ne volete un'altra, posso benissimo rifare la storia con un altro personaggio e anche con le diverse skill. Tanto sto imparando molto con questo gioco. Ma io non l'avevo già fatto. Eh no, cacchio, è vero, sì, volevo farlo quello lì della spada, però ero in dubbio sulla gemma. Quindi andiamo qui a vendere. Fammi sapere se vedi qualcosa che ti piace. Che cacchio è questo episodio? Che cacchio è questo episodio? Che cos'è questo episodio? Allora, cos'è? Vestiario?
Sì, è vestiario. Ullele. Bene, ti è? Ti è. Adesso vuoi vedere che c'è ancora quella là del... No, non c'è. È vero, perché abbiamo... Cioè, abbiamo un casino di cose, però mancano... Mancano le gemme. Mancano le fottutissime gemme. Siamo a 20 minuti. Vabbè, ancora un po' posso, perché... OBS... Con primi video in una maniera allucina... Va che roba! Questa qui è la... Maledizione del ragno. Con l'apparizione del ragno, che poi sarebbe gamba lunga, no? Quelli lì. Secondo me ha mandato in tilt il gioco. Ha mandato in tilt il gioco. Guarda quanto ci scommetti, sul serio. Anzi, veramente, adesso non so dove... Dato, boh, l'avrò sfracellato. Ma mi sembra giusto, cioè. Prima di discendere, avvisami. No, cacchio, perché sono venuto qui? Cacchio, sono troppo abituato. Hai alcune gemme? Incantesimi e incantamenti per chi ha il talento di lanciarli. Parte qua. Varie. Va bene. Maggiore, sì, maggiore. Ah, questo costa di più perché c'è già l'anima dentro. Suprema. Noi non abbiamo l'anima suprema, vero? Boia! Come un cazzo, perché ogni volta... Guarda, si toglie da solo. Io provo a scendere e questo mi va via. Devo usare le freccette per scendere. Perché altrimenti il gioco pensa, questo vuole uscire e usciamo. Questo qui c'è lancia, l'abbiamo già. Evogadraug, famiglio, spada. Ma è sempre le stesse cose. Eh no, questo no. Più potente. Potrebbe essere utile, però noi non vogliamo essere dei veri negromanti. Però. Allora, facciamo questi. Nessun oggetto. Minore, minuita, nessun oggetto, vabbè. Allora, boia, qua. E così vuoi imparare a padroneggiare le arti arcane? Sì, certo. Andiamo su questo, allora. Rianima cadavere. Rianima un cadavere ancora più potente finché combatta al tuo fianco per 60 secondi. Per rianima cadavere penso solo persone normali, non è tipo scheletri. Penso di sì. Però noi lo facciamo lo stesso in caso di assoluta estrema emergenza, perché ragazzi può servire. Può servire. 300 monete potrebbero essere tante, ma con i soldi, ragazzi, che facciamo è utilissimo. Quindi direi sì. E di farlo imparare anche subito. Sai, se ti senti... Libri. Che cacchio è? Ecco, vai. Benissimo, quindi direi che per questo episodio di Skyrim... Può essere tutto. Quindi vi ricordo che se non siete ancora iscritti, di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri. Mettere like se vi è piaciuto l'episodio e se volete dire la vostra, ragazzi. Anche un commento. Quindi, e noi ci risentiamo presto, ragazzi, a un prossimo episodio di Skyrim. Bella!